Oggi siamo per l'ennesima volta a Piazza Indipendenza con i lavoratori forestali che, nonostante il governo della regione ci aveva assicurato che avrebbero completato le giornate di lavoro e avrebbero messo tutte le risorse finanziarie che servivano per completare le giornate, ad oggi ci è stato annunciato da tutte le aziende provinciali e da tutti gli ispettorati che i lavoratori saranno tutti sospesi, addirittura licenziati, senza completare le giornate. Questo è un fatto gravissimo che non si è mai verificato nella storia e noi denunziamo il fatto che mentre la Sicilia sta franando, mentre ci sono alluvioni, smottamenti, c'è un dissesto idrogeologico che sta dove bisogna intervenire immediatamente, che cosa fa il governo della regione? Licenzia i lavoratori. Tutte le promesse che fino ad oggi ci ha fatto Crocetta e questo governo puntualmente sono state smentite dai fatti. Oggi c'è un grande disagio di questi lavoratori e se non ci saranno novità, se non ci saranno soluzioni, la prossima settimana tutti i forestali della Sicilia saranno in piazza. Bravo!